Quando facciamo un intarsio, qual è il tipo di design di preparazione migliore? O meglio, la classica spalla è attuale o è un qualcosa di obsoleto? Secondo quello che è la classificazione ad Aesthetics, secondo la pubblicazione che puoi trovare e puoi anche downloadare dai miei website, dai miei siti, per la gentile concessione di Quintessence Publishing House, questa pubblicazione del 2017, quando parliamo di PIR, Posterior Indirect Adhesive Restorations, parliamo di principalmente di intarsi o di corone, comunque di restauri adesivi indiretti posteriori. E quando parliamo di intarsi, in quella pubblicazione e anche nel mio libro di Ad Aesthetics Protocols, andiamo a dettagliare quali sono le indicazioni a un certo tipo di design per intarsi e quali sono appunto le opportunità che possiamo avere nell'utilizzarlo. Quindi, rispondendo alla domanda che ho fatto prima, sì, possiamo utilizzare, e non è obsoleto, utilizzare una spalla per un restauro di tipo indiretto, adesivo, parziale, come un intarsio, ma abbiamo alcune indicazioni. Ti devo dire che all'inizio della mia carriera di restauratore, di dentista, facevo diversi cerchiaggi con spalla per restauri parziali come gli intarsi. E poi pian pianino, leggendo la bibliografia, vedendo i risultati dei miei maestri, vedendo altri clinici, autori internazionali, ho sempre preso maggiore fiducia nel fare preparazioni non retentive, di cui non ti voglio parlare in questo video, ma possiamo affrontarle in altri video, in altri Aesthetics Shorts o in altri contenuti online. Quello che ti voglio dire però è che appunto le spalle le ho fatte sempre un pochino meno. E innanzitutto qual è la caratteristica di una spalla per restauri adesivi? La spalla deve essere con un angolo interno arrotondato e quindi seguire quello che sostanzialmente è una delle caratteristiche per restauri adesivi, cioè una presenza di angoli interni arrotondati per una serie di motivi, di riproducibilità, di deflusso del cemento e di adattamento del manufatto. E avere angoli esterni che invece siano assolutamente sharp, cioè definiti. Quindi il finishing line è definito. La spalla, si colloca bene su un'indicazione principalmente, che è quella dell'andare a fare una sostituzione di una cuspide, un cuspal coverage, quindi andare a riprodurre una cuspide con un intarsio, quando abbiamo già avuto su quel dente la frattura di quella cuspide al terzo medio o al terzo cervicale. Quindi, quando noi abbiamo o al terzo medio o al terzo cervicale la frattura di questa cuspide, allora possiamo pensare che la spalla sia la cosa migliore. Perché? Perché noi partiamo dal presupposto che vogliamo avere un build-up. Anche qui possiamo trattarlo in un altro contenuto online o come parlo nei miei corsi. La presenza del build-up per noi centrale è assolutamente un elemento da ricercare. E quindi quando io ho già avuto una frattura in quella zona e vado a partire con un build-up centrale, quando vado a lasciare lo spazio di circa un millimetro di spessore, abbiamo un certo tipo di design, che è automaticamente quello della spalla. Come ottenere questa spalla, come andarla a rifinire, ne parlerò nel video short numero 30. Quindi, riassumendo, nell'utilizzo della spalla con intarsi adesivi c'è indicazione al giorno d'oggi, c'è indicazione per comunque fare qualcosa che non sia aggressivo ma sia conservativo proprio quando ci troviamo nella condizione di dover ricoprire quella spalla, quella cuspide con una spalla perché c'è stata una frattura al terzo medio, al terzo cervicale. Se nello stesso design, nello stesso dente abbiamo invece ricoperture cuspidali per altri motivi, per altre indicazioni, allora abbiamo altri design che possiamo andare a utilizzare e quindi creare un disegno misto. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, seguici sui nostri canali Facebook, Instagram, sui miei siti ad aesthetics.com e federicoferres.com, o puoi ritrovare tutti questi Ad Aesthetics Shorts sulla nostra pagina YouTube.